Entrano definitivamente in funzione i primi edifici della cittadella giudiziaria di Salerno. La struttura progettata da David Chipperfield dopo la consegna dell'archivio e del parcheggio già avvenuta nel mese di settembre scorso comincerà ad accogliere le attività giudiziarie. L'apertura del nuovo tribunale è stata occasione per riflettere sul percorso lungo, difficile e travagliato dell'intero progetto che, pensato per essere realizzato nella zona industriale, è stato per volontà dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco De Luca riportato nel centro della città e soprattutto, come sottolineato dal primo cittadino nel corso del suo intervento, intrecciato con la nascente Lungo Irno. A festeggiare l'apertura dell'edificio anche tutti i vertici del Tribunale di Salerno e, come annunciato dal presidente del Tribunale Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati Montera, si parte con il trasferimento di veri e propri settori un po' alla volta. Io conto e mi auguro il mese entrante di trasferire qui la sezione fallimentare, così da liberare via Papio. Per l'estate dovrebbe trasferirsi qui l'intero settore civile e quindi liberare anche il vicinanza. Contemporaneamente dovrebbero accentrarsi qui tutti gli archivi cittadini, realizzandosi con questo tipo di interventi un'economia di oltre 600.000 euro annui, che è la somma che oggi lo Stato paga per il fitto di via Papio e per il fitto degli archivi di via Testa. Adesso vediamo un po', che ci sarà una commissione di manutenzione, perché l'avvocatura vuole, e credo che sia una cosa logica, che il trasferimento avvenga per settore, ovvero o l'intero settore civile o l'intero settore penale, soprattutto per non creare disagi ai cittadini. Abbiamo sentito anche dell'ipotesi di realizzare un asilo nido per le mamme avvocato. Sì, questo se ne sta interessando il Comitato Pari Opportunità in seno al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello, al quale tavolo partecipa, al quale comitato partecipa anche l'avvocatura. Dovrebbe essere un asilo nido aziendale sulla falsariga di ciò che è stato realizzato nella cittadella giudiziaria di Firenze.